verso mari e comavi d'incanto voli, fai ci impazziti i meglio popoli, in vita si sciariaro e chi to sangue in la cinza sia e non c'era cura di li guaria. Se d'insonna notte carraggio cori a donde cadenza non la posso accettare, usiamo vita e te liberare e sogno pronto e me faccio ammazzare. Se terra d'amore e di pizza rara, noi siamo pronti pure alla morte per liberarti di sta mala razza che ti zucca usando come una mala sorte. Vita campo Buona domenica, buongiorno! Scusate, mi sono raccordato un po' di attività con chi è in trincea, a Monza. Ho sentito poco fa Peppe Lombardo, il buon Cipolla. Ciao Pippo! E per vedere come stanno procedendo le attività di raccolta dei certificati elettorali. Stavano girando i comuni per ritirare i 60 certificati elettorali che mancavano e dovrebbero finire, credo, di pomeriggio, anzi, ora vediamo se risentiamo. Ciccio Cipolla, se mi state seguendo e vi collegate, facciamo un saluto. Nel frattempo che Ciccio Cipolla si collega, vediamo se ci riusciamo perché ho qualche problema con sto telefonino, vi invito a iniziare la campagna elettorale nel collegio di Monza e Brianza. Ragazzi, contattateci per organizzare delle iniziative nei vari comuni. Sono 55 comuni, compreso Monza. Io sono disponibile da giovedì a domenica ad essere presente in tutte le iniziative che ritenete. Da giovedì a domenica, già dalla prossima settimana. Credo che ci siano già richieste e credo che si sta facendo anche il calendario per la prossima settimana, spero domani di pubblicarlo. Ogni lunedì faremo questo tipo di impostazione. Ogni lunedì ufficializzeremo il programma della settimana. Che c'è, Nerina? Vieni qua, tesoro di papà, vieni, vieni. Ciccio Cipolla, rimandalo che c'era qua Nerina, che mi ha distratto. Rimanda la richiesta se ci siete, che così ci colleghiamo, dai. Guardate qua tutti i gatti che mi aspettano, le mie micette, c'è Paolo. Allora, Ciccio, manda la richiesta che così
entrate in diretta con Lombardo e mi dite che cosa si dice in trincea, vediamo, dai. Niente, non l'ho. Ciccio, rimanda la richiesta, ho visto che l'aveva mandata poco fa. Mamma, ci siete? Allora, quindi vi stavo dicendo, organizziamoci, così partecipiamo a tutte le iniziative. Buongiorno. Buongiorno. Che fate? Allora, ti ho portato del latte per i gatti e del pane. Poi se fai il caffè, me lo prendo pure io. Io ora ritorno, va bene? Ciao. Reputazio. Va bene, va bene, va bene. Dov'è la chiave? No, io lo voglio, mamma. Avanti, dai, poi lui se lo prende. Quindi, organizziamoci. Così portiamo il nostro messaggio in tutta la Brianza. Ed è importante. Contattateci alla segreteria, lo dico a tutti quanti, mi avete scritto in tanti, chiamateci alla segreteria, così organizziamo per come siamo abituati a fare. Noi le campagne elettorali le abbiamo sempre vinte, perché sappiamo fare una buona campagna elettorale. E anche stavolta dobbiamo fare una buona campagna elettorale. Guardate, io non ho nessun timore, ma perché parto sfavorito. Ricordo sempre a me stesso che a Messina, quando ci siamo candidati, eravamo dati quarti su 5 candidature. Quindi figuratevi, non è questo il tema. E capisco che questo vi potrà fare sorridere, ma alla fine è l'elettore che decide, chiaro? Al di là di tutti i pronostici, di tutte quelle che possono essere, come in questi casi i pronostici. Allora, noi dobbiamo fare una buona campagna elettorale e quindi invito tutti quanti, tutti coloro che già mi hanno scritto anche in questi giorni per la raccolta delle firme, di organizzare dei momenti di confronto. Il caffè con Cateno. Perché no? L'aperitivo con Cateno, conosciamoci. Poi deciderete cosa volete fare. Ma credo che andare a votare al buio sia la cosa peggiore, più schifosa che possa fare l'elettore. Questo mi permetto di dirvi. Ecco perché vi invito a contattarci al 335-76-26-026. Questo diventa per noi importantissimo come ragionamento. È ovvio che questo significa entrare nel vivo della campagna elettorale e quindi portare avanti il nostro messaggio. Noi abbiamo una storia, noi abbiamo un esempio di quella che è la buona amministrazione. E allora, perché la buona amministrazione e soprattutto anche quella che è la competenza non ha confini. Chiaro? Oh. E allora, sono in contatto con Ciccio Cipolla, dice non gli fa inviare più la richiesta. Ma come mai questo telefonino c'ha qualche problema? Provate con Peppe Lombardo, che vi posso dire se siete assieme. Avrei voluto salutare Peppe Lombardo e Ciccio Cipolla, però mi dice che ci sono qua problemi. Comunque, quindi contattate tutti i vostri amici, i vostri parenti, intanto nei 55 comuni e mettetevi in contatto con noi. E noi ci organizziamo per andarla a trovare. 335-76-26-026. Questo è fondamentale. Andiamo ad altri argomenti, quindi io comunque lo lascerò, vi raccomando, un caffè con Cateno, ma perché un caffè con Cateno non si può prendere? Eh? E allora, è ovvio che al di là del momento del caffè, per noi significa anche un momento per poter spiegare il nostro progetto. Questo è una fondamentale.
E naturalmente darci l'occasione significa che cosa? Che spieghiamo chi siamo e soprattutto perché oggi il progetto di Sud chiama Nord, con l'evoluzione Sud con Nord, ha un senso in tutta Italia. E lo vediamo già dall'argomento che stiamo affrontando. In questo momento io avrei dovuto essere a Pontida, ma il buon Matteo Salvini non ci ha voluto. Però sta arrivando la Le Pen. Ma dico, ma vi rendete conto? La Le Pen, l'esempio del centralismo statale, va a Pontida? Lasciamo stare, io non uso termini fascista, neofascismo, non c'entra niente. Anzi, non mi piacciono questi termini. Ma che sia l'esempio del centralismo statale, del totalitarismo, quello sì. Perché va a Pontida? Quindi la Le Pen sì, centralista, e Cadeno De Luca no, autonomista e più leghista dei leghisti. Perché il buon Salvini continua a fare questo? Continua a mortificare la Lega, continua a sputare in faccia ad Umberto Bossi, a quella che è stata la sua intuizione. Perché fa questo? Perché la deriva ormai salottiera della Lega, l'involuzione. E rispetto a tutto questo, chi vuole veramente l'autonomia? Io vi dico che sono pronto a fare un'alleanza per un'Italia federale. Voglio l'indipendenza anch'io, non ho paura. Voi prendetevi e tenetevi i soldi del residuo fiscale al nord, noi ci prendiamo le accise per la produzione e la raffinazione del petrolio e del gas metano. Chiaro? Ma allora bisogna cambiare la forma di Stato, quindi l'autonomia di Calderoli. Non è un bluff, è una cosa inutile. Giuseppe Lombardo è collegato. Ciao onorevole Lombardo, non so che problemi c'ho qua perché c'è Luciano che ci scassa sempre il cellulare e quindi non so come mai non riuscite a collegarvi con Ciccio Cipolla. Vi salutiamo da qui intanto, a te e a Ciccio Cipolla. Quindi l'autonomia. Ma quale autonomia che vi stanno continuando a prendere per il culo? Infatti non c'è più scritto da nessuna parte Roma, Roma ladrona, perché? Perché ormai dire Roma ladrona significa dire ladro a Salvini. Salvini non gliene frega niente dell'autonomia, ecco perché porta la Le Pen a Pontida. Perché Salvini pensa e ritiene che si sta meglio a Roma piuttosto che stare in trincea a lavorare, perché in trincea si lavora, avete capito? Lui invece ha scelto i salotti romani e vuole continuare a comandare facendo il salottiero a Roma. Ma perché non gli dite di farsi un giro magari di sindaco da qualche parte e vediamo se è all'altezza di amministrare un condominio a buon Matteo Salvini? Ecco qual è oggi la deriva. Ma d'altronde l'affidabilità la vediamo anche nella guerra che ha innescato sui migranti. Signori, sono dati ufficiali e vediamo che questo di professione fa lo sciacallo. Salvini ha fatto lo sciacallo con me quando si è trattato delle vicende giudiziarie e lo avete visto e lo sapete. Novembre 2017 non ha mai chiesto scusa, cari miei, mai,
per le cazzate che ha detto. Mai chiesto scusa. E ora che fa? Perché lui, quando c'è una cosa che gli può dare visibilità, perché questo ha qualche problema, sto ragazzo, Salvini ha qualche problema secondo me, soffre di ansia di prestazione, deve sempre garantire una prestazione lui, perché sennò non regge, non regge. Pietro Giannetto, se oggi sbagliate, sei morto, sei politicamente morto. C'è Pietro Giannetto che è responsabile di una cosa importante che va fatta oggi, lì. E guai se sbagliate. Tornando a questo ragazzo che ha dei disturbi, lo vedete con... gioca con le costruzioni Lego ancora, si costruisce ogni mattina che si alza, si costruisce il ponte sullo stretto di Messina. Io gli ho regalato, infatti, delle costruzioni Lego. Come gli dico io, mi pare un bimbo minchia che gioca in continuazione, pur avendo scadenze e responsabilità. Ecco ormai cosa mi assomiglia Salvini. Ora fa lo sciacallo su che cosa? Sui migranti. Ma piante e dosi. Il ministro degli interni, come si chiama? Ismaele La Bardera, ben alzato. Come si chiama il ministro Piantedosi si chiama, degli interni, non è un uomo di Salvini, non è un uomo suo. E allora perché Salvini attacca la Meloni sui migranti? Partiamo dal primo dato. Intanto politicamente dobbiamo dire che il fallimento sui migranti si chiama Matteo Salvini, il ministro degli interni. Piaccia o non piaccia, è stato nominato dal cerchio magico di Matteo Salvini, non della Lega. Perché ormai c'è Matteo Salvini che ha il suo cerchio magico, che attinge anche a pezzini dati da tale Verdini. Chi è Verdini? Verdini è una grande testa pensante che per un periodo è stato anche l'uomo macchina dell'organizzazione di Silvio Berlusconi. A un certo punto poi hanno litigato e Verdini ora è dietro Matteo Salvini. Ve la do io la notizia che vi mancava. Perché Matteo Salvini ha questa deriva centralista? Perché lo guida Verdini. Ma dici, che c'entra con lui? È una questione di cuore. Ormai Matteo Salvini è diventato Verdini. Lo dobbiamo chiamare Matteo Verdini. Così avete capito. L'amore. L'amore fa miracoli. E così avete capito. E vi siete spiegati tutti. Allora, cari leghisti, celoduristi, avete cresciuto questo ragazzo che faceva i balletti nel 2006 per invocare il Vesuvio ad esplodere e bruciare i napoletani? E ora vi siete trovati nelle mani di Verdini. Ah! Ecco perché Bossi non va a Pontida. Ma che deve fare Bossi a Pontida? Cosa? Constatare personalmente come sono stati bruciati i suoi sacrifici, tutto quello che ha rischiato. E Matteo Verdini ormai continua a portare la Lega alla deriva. Non più Matteo Salvini, Matteo Verdini, la vera macchina pensante della Lega. Ora ve l'ho svelato io. Ecco perché lui non voleva che io venissi a Pontida, perché io a Pontida avrei cominciato a dire grazie caro Matteo Verdini,
Dici, ma chi sto che faccio? Si chiama Salvini? No. Si chiama Verdini. Cercate Denis. Mi pare si chiama Denis. Ismaele, tu che sei unico anche in questo, metti un commento, spiega in 5 righe chi è Denis Verdini e cosa c'entra Denis Verdini con Matteo Salvini. È una questione di cuore. Matteo Salvini, fallimento sui migranti. Allora, qualche dato. 2017, governo Gentiloni, sbarchi 119.310. 2017, Marco Minniti, governo Gentiloni, sbarchi 119.310. 2018, ministro Matteo Salvini, governo Conte, gli sbarchi scendono a 23.370. 2020, Luciana Lamorgese, governo Conte 2, gli sbarchi salgono a 34.154. 2021, sempre Lamorgese, gli sbarchi salgono a 63.076. 2022, governo Meloni, ministro degli interni, il prestanome di Matteo Salvini. Piantedosi, Matteo Piantedosi. Gli sbarchi salgono nel 2022 a 105.000, nel 2023 a 15 di settembre siamo già a 127.000. Matteo Salvini, 127.000, il ministro degli interni è tuo. Io mi ricordo quando attaccavate la Lamorgese, ministro degli interni. Ora vorrei capire, un ministro degli interni che rispetto a te, che sei stato bravo e hai ridotto allora le entrate dei migranti, poi sono aumentati a 63.000 e avete chiesto la testa, avete chiesto di tutto e di più della Lamorgese, che non è amica mia ovviamente, lo sapete. A un certo punto ci ritroviamo con Piantedosi, 2022, 105.000 sbarchi. Scrive Ismaele, Verdini decideva persino chi candidare nelle liste di Forza Italia. Per essere eletto dovevi andare... Dovevi andare dove? Andiamo. E qua non leggo, aspetta. Dovevi andare, ho sto cellulare, ecco qua. Allora, guardate cosa scrive Ismaele su Matteo, su Denis Verdini, che ormai è Matteo Verdini. Verdini decideva persino chi candidare nelle liste di Forza Italia. Per essere eletto dovevi andare da lui e chiedere la grazia. Oggi Verdini è il suocero di Salvini, Matteo. Ma va! Ismaele, ma sei sicuro che Verdini è il suocero di Salvini? Pazzesco, madonna mia, cosa sta uscendo fuori? Oggi Verdini è il suocero di Salvini, Matteo. Infatti oggi sta con la figlia di Verdini. Verdini, quando ancora Salvini era considerato un rozzo del nord, ha introdotto il genero nei salotti buoni a Roma. Ecco perché... ecco perché ormai Salvini vuole continuare a stare a Roma. Ragazzi, vedete, tutto ha una spiegazione. E finalmente avete saputo come stanno le cose. Ismaele Lavardera, sei unico. Io queste notizie che avevi tu, ma manco me le immaginavo. D'ora in poi Matteo Verdini. Altro che Matteo Salvini. E ora che gli sbarchi sono a 127.000,
ad ora, nell'anno 2023, ancora mancano quasi 4 mesi, con questa proiezione si arriverà a 150.000. Scusami, Matteo Verdini, ma non la chiedi le dimissioni di Piantedosi? È il tuo ministro. Ma invece attacchi la povera Giorgia Meloni. Cioè, voi vi immaginate uno che ha al governo la Lega, che ha il ministro degli interni suo, la Lega, attacca la Meloni sui migranti. Come si chiama questo? Non si chiama sciagallaggio. Ecco ciò che noi ci meritiamo. Riflettete, riflettete cari leghisti. E cosa vi porta oggi? La Le Pen. La Le Pen. Appuntita. Io organizzerei al vostro posto un bel pernacchione, che dite? Un bel pernacchione, e così si ha una risposta decisa, ma soprattutto emerge la vera Lega. Che dite? Cari miei, io non so cosa aggiungervi altro, però credo che ormai è tutto chiaro. Come mai questa trasformazione di Matteo Salvini in Matteo Verdini? L'avete capito. Quindi non devo aggiungervi altro. Vediamo oggi che succede a Pontina. E nel frattempo che ha fatto Giorgia? Si è organizzata per andare con la von der Leyen a Lampedusa. Si è incazzata Giorgia, e mentre a Pontida c'è la Le Pen, lei organizza a Lampedusa un blitz. Finalizzata a cosa? Lo vorrei capire. Ci andrà anche Schifani, ma ci andrà in un orario dopo aver fatto il routine. Abbiamo appreso sta notizia. Ieri mi ha chiamato Ismaele, dice: ma non è il caso che noi ci facciamo vedere a Lampedusa? Vedi Ismaele, sei intercettato secondo me. Come tu mi hai scritto e mi hai detto: andiamo a Lampedusa perché Lampedusa è stata abbandonata, lasciata da sola al suo destino. Come vedi, si sono organizzate tutto il mondo. Quindi prendi un'altra scheda per cortesia, perché secondo me tu sei intercettato. Non ci sono discussioni su questo. E quindi è ovvio che da questo punto di vista le cose vanno sempre male. Poi della nostra idea ne parliamo. Se io fossi al governo oggi, cosa farei per i migranti, cosa farei per la sicurezza? Quando mi darete la possibilità di governare l'Italia, se un giorno ci sarà, vedremo. Intanto mi occupo delle mie cose e ovviamente faccio l'osservatore politico, essendo responsabile di una forza politica nazionale. Tutto qui. Tornando un po' verso di noi, ieri l'assessore alla patatina di Giardini Naxos si è risentito. In gergo, l'assessore alla patatina è quello che c'ha i sordi. Noi lo chiamiamo l'assessore alla patatina, cioè l'assessore al bilancio. Tale Salvatore Sparta. È vero che ha lavorato con me in passato, ma con mia stavo con Dupede e Tanascappa, hai dimenticato di dirlo ai giornalisti. Perché tu ti facevi il tuo e io ero il politico che non consentiva invasione di campo. Caro Salvatore Sparta, questo per cominciare a chiarire la cornice. Quindi il fatto che tu abbia lavorato con me in passato non significa che oggi c'hai un timbro che ti dà il lascia passare a vita.
tu sei in una giunta che non so, la logica la capisco, si deve costruire l'avamposto contro De Luca, beh va bene, figuratevi che me ne frega, se viene usato Giardini Naxos stuprata, e mi dispiace, con queste logiche, è un problema dei giardinesi, è un problema di questo sindaco che attualmente consente anche questo. A me di tutto questo non me ne frega niente. Come avete visto, io non intervengo sulle dinamiche politiche degli altri comuni. Poi se c'è una campagna elettorale me la faccio, perché quello è il mio compito. Però sono intervenuto ora su un fatto. Sul bilancio falso del comune di Giardini Naxos. Tu sei l'assessore alla patatina. E ora ti devi occupare della patatina. Non è che puoi dire che avete dato l'incarico a dei legali per accertare il fatto. Ma che cazzo dici? Salvatore Spartà, lo vogliamo prendere assieme questo bilancio e controlliamo se ci sono i soldi già sul passato, circa 2 milioni di euro, 100.000 più 100.000 meno, per darla al consorzio della rete fognaria, quella che deve evitare di far arrivare la merda nelle spiagge, quella che paga grazie a questi comportamenti squallidi, che paga il 40% il costo dell'energia in più elettrica, avete capito? E finora ha creato un danno di milioni di euro, 400.000 euro, 600.000 euro l'anno in più di costi di energia, solo perché non trasferite i soldi. Significa che negli ultimi 5 anni c'è stato un danno di 3 milioni di euro e quel danno viene ripartito in base alla popolazione. Ecco perché io sono interessato, se no guardate delle vostre dinamiche, decidete come ammazzare la città, decidetelo voi con le vostre mani, non mi interessa. Non mi interessa. No, cara Teresa, non è una questione di parolacce, è una questione che poi realmente ti indigni, uno si esprime come ritiene, quando si indigna. La sostanza non cambia, sempre quella. Teresa Rizzo. E allora? Sabo Puccio mi pare che sia oltre il 200%, cosa? Tanto stiamo facendo fare la scheda per i danni creati dai miei predecessori. I taorminesi l'hanno eliminato chi faceva danno, con una scelta democratica. A Giardini Naxos ancora abbiamo il paladino dei danni. E allora, caro assessore alla patatina, Salvatore Spartà, tu non hai bisogno di dare incarica a dei legali. Il bilancio lo sai leggere bene, perché quando ti conviene sei un esperto. E vorrei capire da esperto chi ti ha. Chi ti ha. Qua mi stanno dando dei dati pazzeschi. Noi paghiamo per ora 0,32 centesimi a kilowatt invece di 0,12 a kilowatt. Caro Presidente Alfredo Elia, questa è una cosa gravissima. Se le cose stanno in questi termini, io lo voglio certificato, perché denuncio tutti. Io ho dato disposizione, sono stati trasferiti tutti i soldi che doveva dare la comunità Urmina. Ora c'è una parte che deve dare l'organismo di liquidazione, del quale ti ho invitato, caro Presidente, a fare subito la chiusura e farvi dare gli altri soldi. Quello che dovevo dare io come sindaco sul pregresso e sulla gestione corrente l'ho dato, perché avevamo fatto una riunione dove avevamo stabilito di fare questo per uscire dal regime di salvaguardia. Non possiamo pagare il 300% in più l'energia elettrica, ragazzi, ma vi rendete conto? 100% in più. E allora, caro assessore alla patatina Salvatore Spartà, se i soldi nel 2022 già non ci sono, quindi bilancio approvato, quindi vuol dire che il bilancio è falso, tu sei un pubblico ufficiale, di fronte a un bilancio falso che prevede per il 2023 50.000 euro a fronte di 1.400.000 per la compartecipazione ai costi della gestione della rete fognaria, parliamo di cose delicate dove ci scappa la denuncia penale, ovviamente. E allora, caro assessore alla patatina, vattene, ma non dire cazzate.
non te lo consento. Dare l'incarico ai legali per verificare la responsabilità. La responsabile è il sindaco, cretino! Perché dici queste stronzate? È ovvio che il sindaco. Chiede al sindaco come mai nel bilancio ci sono nel 2022 solo 50.000 euro. O mancano i 2 milioni per il passato, o mancano nel 2023 tutti i soldi. C'è bisogno di spendere altri soldi e dagli incarichi legali. Poi scusa, ma non c'è gli assessori che sono bravi avvocati, che mi hanno pure querelato? Non c'hai tale Croce, quello che si occupava, quello che, vi ricordate Croce, no, Ferdinando, quello che si scutulava i morti durante il Covid? Cioè questo è andato a finire a fare l'assessore a Giardini Naxos, signore, ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete conto? C'è l'assessore Croce, Ferdinando Croce, che nelle intercettazioni telefoniche, no? Con tutto il gota dell'assessorato alla sanità, durante il Covid, quando si fornivano i dati dei morti negli ospedali, questo ha affermato, meno male che ne scudolammo, cioè che ci siamo tolti alcuni perché avevano problemi di posti letto. Ecco chi è Ferdinando Croce, assessore al comune di Giardini Naxos, nominato da Fratelli d'Italia. L'assessore alla Badadino non so chi l'ha nominato, se Fratelli d'Italia, perché la Lega ora ha nominato il mitico Cantello, è stato nominato assessore, le deleghe mancano ancora, però intanto è stato nominato assessore. Ma dove volete portare Giardini Naxos? Perché la dovete umiliare così, caro collega sindaco? Perché? E ora pensate che io do i soldi come Taormina e voi non date i soldi? E io ora faccio uscire il consorzio del regime di salvaguardia e però fra pochi mesi rigate perché mancano i soldi di Giardini Naxos? Ma sì, guardate, vi faccio la guerra. E ve la faccio per questo motivo, perché io non accetto che la comunità di Taormina paghi come pro quota almeno 250-300 mila euro l'anno in più come quota al consorzio, perché siamo in regime di salvaguardia. Poi se tu sindaco di Giardini vuoi far pagare 300 mila euro in più ai giardinesi di sovracosto di energia elettrica, quelle sono scelte tue. Poi staranno i giardinesi a stabilire se premiarti o meno. Ma se permetti, io, grazie a questo comportamento, il comune di Taormina è fallito. E io il secondo fallimento non lo voglio. Ci siamo capiti o no? Quindi assessore alla patatina, piuttosto che dichiarare stronzate sui giornali, visto che ormai hai ammesso che è come dico io, ma ci sono i consiglieri comunali a Giardini Naxos o no? Ma consigliere comunale, scusatemi, voi che avete accolto il mio appello quando si è trattato del SIRU, e vi ringrazio che l'avete approvata alla fine e avete evitato che la comunità di Giardini Naxos subisse dei danni irreversibili, ma volete convocare un consiglio comunale su questa storia? Volete sviscerare come stanno le cose? Ma vi rendete conto che vi hanno fatto approvare un bilancio falso? Sì o no? E ora il bilancio 2023? A che punto è? Come? Io sto preparando il bilancio 2024-2026 e voi ancora discutete del 2023? Se c'è un presidente del consiglio comunale, se c'è un consiglio comunale, batto un colpo, perché hanno la responsabilità di quello che è successo e l'avranno ancora, cioè i sovracosti dell'energia elettrica, chiaro? Poi vi potete tenere Croce, che era quello che si scutolava i morti, che era quello che si spalmavano i numeri tipo la Nutella,
insieme a Razza, al suo amico Razza. Poi potete fare quello che volete, non mi interessa. Io Cantello non l'ho voluto a Taormina, non mi sono fatto ricattare da suo fratello consigliere comunale a Messina, eletto nella lista prima l'Italia, mio candidato nella lista prima l'Italia, mio, chiaro. E quando mi ha ricattato, perché se non gli nominavo il fratello assessore a Taormina, lui se ne andava, perché il fratello lavora nella Guardia di Finanza e così si mette in aspettativa. Operazione, per carità, lo prevede la legge. Il fratello è stato candidato con me alla regionale pure, eh? Sia chiaro. Era nominato da me presidente del patrimonio SPA a Messina, ma questo non gli dava il diritto al distacco. Signori, a Fredelia vogliono le tue scuse, domani scrivi definitivamente, caro presidente, a Fredelia, perché eventualmente poi prendo in giro tutto io alla Corte dei Conti e alla Procura. Quindi mettete in fila le cose, non se ne parla più. Quindi io non ho subito il ricatto, lo sapete che fine ha fatto? Mirko Cantello, consigliere comunale di Messina, se n'è andato con la Lega. Se l'è preso Salvini, dopo che è passato con la Lega, è arrivata la nomina di Ivano Cantello ad assessore a Giardini Naxos, in quota Nino Germanà, Lega. Così ora i giardinesi sapete in che gioco schifoso siete stati coinvolti. Ok? Quindi e tutto nasce da questo aspetto che riguarda Money, assessore alla patatina. Aspettiamo una tua risposta. Le scuse del presidente del consorzio? Ma che cosa avete in testa? Vogliamo i soldi e ce li dovete dare, se no ve ne dovete andare a fanculo. Perché vuol dire che vi state rubando pure l'indennità di assessori. E questo ci fa schifo. Usare un comune come un pisciatoio della peggiore politica, dove si mettono soggetti che rappresentano la politica più schifosa, è un'offesa alla democrazia. Ma questo è un problema dei giardinesi. Il mio problema, cari miei, è un altro. Caro Massimiliano Rositano, lo sai qual è il mio vero obiettivo? Che il comune di Giardini Naxos dia i suoi soldi al consorzio della rete fognaria. E così il consorzio può fare fronte, può evitarci di continuare a pagare l'energia elettrica al 300% in più. Massimiliano Rositano, ora il mio obiettivo ti è chiaro in questa storia? E non è un obiettivo legittimo da sindaco di Taormina? O devo continuare a fare pagare a taorminesi in più i soldi dopo che ho pagato? Cari miei, chiuso qui l'argomento. Vi saluto con una battuta. L'attività su Taormina sta andando bene. Vi ho pubblicato un dato. Abbiamo cominciato con i blitz sull'occupazione del suolo pubblico e abbiamo fatto già 16.000 euro di multe. Ah, scusami Massimiliano, a livello nazionale, gioia mia, è sdoganare il nostro progetto. Sdoganare il progetto, fare una rete di liste civiche di tutti i territori e far saltare il banco e portare avanti quello che è realmente non l'autonomia, ma pure l'indipendenza. Tanto sto Stato centralista ci succhia soldi e basta. E quindi dobbiamo avere ora il coraggio di reagire. Lo possiamo fare solo uomini e donne libere. Chiaro? Su Taormina, ultima battuta, le cose stanno procedendo secondo programma. E ovviamente... Non hai bisogno dei miei complimenti. Ma vi dico chiaramente, cari miei, che... si sta andando avanti senza se e senza ma. Volevo prendere il dato preciso prima che ci cada la linea, perché ecco qua. Allora, vedete, io mi occupo di tutto in contemporanea.
Blitz occupazione suoli pubblici, l'ho scritto anche, controllate 18 attività, ne abbiamo sanzionato un terzo, sanzioni per 16.000 euro, sanzioni per 16.000 euro. Già rispetto ad altri territori si paga poco. C'è l'80% di evasione probabilmente anche nell'occupazione dei suoli pubblici, questo già è il primo risultato. Si dichiara 3 e si occupa 33, e poi però non si paga neanche quel 3. Non siamo d'accordo. Sappiate che qua, prima ora c'è la sanzione, la seconda volta cominciamo con la sospensione della licenza, dopodiché con la revoca. Questo prevede il nuovo regolamento che ho fatto approvare ora. Sul servizio idrico la cosa è ancora più grave. Banca dati inesistente, si sono trovate annullamenti di pagamenti, di solleciti, di accertamenti, c'è una manina all'interno dell'ufficio tributi che ha manomesso il sistema e ormai l'abbiamo individuato. Anche qui, vedete a cosa si è arrivato? Ecco perché il 70% di evasione. Ovviamente chi ha scoperto questo è stato invitato da me a procedere alla denuncia del caso, perché non è pensabile che all'interno di un ufficio tributi ci sia qualcuno che faccia scomparire i soldi dovuti. Io non lo so se questa è la logica del panettone a cui facevo riferimento, però oggi un dato è chiaro, manca la banca dati, solleciti non ne sono stati mai fatti per interrompere la prescrizione e a quanto pare a tanti sono stati fatti sconti, ma hanno messo il sistema, ma vi darò altri dettagli più avanti, il sistema da ormai. Ecco perché per 30 anni si sono coperti tutti a vicenda ed ecco perché tutto l'arco costituzionale alle elezioni scorse era alleato per impedire allo straniero De Luca di mettere piede nel palazzo. Preoccupate, come con la Tegra ora stiamo consolidando documenti, elementi. Sentirete parlare molto presto. Un caro saluto. Assessore alla patatina! Salvatore Spartà, o ci dai i soldi o te ne devi andare, scusami, parlo politicamente parlando, a fanculo. Chiaro? Rassegni le tue dimissioni e te ne torni a fare il tecnico, perché tu per ora fai il politico, piaccia o non piaccia, sei un assessore e io non ti consento di far pagare ai taormineesi, agli abitanti di Castelmuola e agli abitanti di Letoianni il costo dell'energia elettrica. Parliamo di milioni di euro, vi immaginate, per pompare tutta la merda, per portarla al depuratore. Quanti costi ci sono? Io non consento che per già colpa del sindaco e della giunta di Giardini Naxos io debba pagare di più e far pagare di più. Mi dispiace per i giardinesi, ve lo siete scelti voi, quindi ora muti. Ora, se pagate il doppio voi, mi dispiace, ma ve lo siete scelti voi. Taormineesi non c'entrano con la scelta dell'amministrazione comunale di Giardini. Quindi, se permettete, ora c'è un sindaco. Allora, Taormina, che queste cose non le consente più. Buona domenica. Ciao, assessore.